Ciao, sono Lorenzo della Waysoft e in questo video ti mostrerò la modalità plastico o clay in Twinmotion. Una volta impostata la scena, per attivare la modalità clay seleziono l'immagine, clicco su More, Camera, Visual Effect, Clay Render e clicco su Enable. A volte può essere necessario modificare nuovamente l'illuminazione della scena per rendere l'ambiente più o meno luminoso. Questa modalità può essere molto utile per simulare il plastico del progetto architettonico e generare immagini renderizzate molto gradevoli. Tra le varie impostazioni, le più importanti sono il colore e le riflessioni. Ma quella fondamentale è la possibilità di decidere su quali elementi applicare l'effetto clay. Quindi clicco su Selection e man mano tolgo la spunta dalle categorie che non subiranno modifiche, come ad esempio liquidi, vetri o vegetazione. Risulta anche di grande impatto visivo realizzare un video di presentazione del progetto, in cui partendo dalla modalità clay viene via via colorato ogni gruppo di selezione. Per altri video su Twinmotion, iscriviti al nostro canale YouTube oppure visita il sito www.waysoft.it.